Ben ritrovati carissimi ascoltatori di Re dei Re, per me è una grande gioia in questa nuova occasione di poter essere qui insieme a voi, di poter aprire insieme quella che è la parola di Dio, di studiarla, analizzarla e meditarla per la nostra crescita spirituale fino a quella che è l'altezza perfetta di Cristo Gesù. Oggi abbiamo una bella esperienza da fare. Perciò vorrei subito invitarvi, con l'aiuto del Signore, ad aprire quelle che sono le Sante Scritture in Giovanni capitolo 14 e leggeremo assieme il versetto introduttivo che è il numero 21. La parola di Dio qui ci dice, ed è proprio Gesù che parla: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Questo versetto è davvero molto molto importante e ha tanto da dirci su quella che è la relazione tra l'amore e l'osservanza dei comandamenti di Dio. Infatti tra queste due, tra l'amore e l'osservanza dei comandamenti, vi è una relazione fortissima, indissolubile, che a me in questi ultimi giorni molti stanno cercando di separare, quando in realtà le Sante Scritture ci dicono chiaramente, quando Gesù ci dice in modo esplicito che tra i due vi è un legame che non può essere in alcun modo diviso. Ascoltate infatti che cosa ci dice lo stesso capitolo, il versetto 15, è sempre Gesù che parla: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Un'altra prova la troviamo in Giovanni capitolo 15, il capitolo successivo, i versetti 9 e 10. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Come possiamo dimorare nel suo amore? Versetto 10. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Infatti l'obbedienza ai 10 comandamenti di Dio, quella che è la legge morale di Dio, oltre che essere motivata dall'amore, se mi amate, osserverete i miei comandamenti, ha anche, e adesso lo andremo a vedere, ha anche che il suo fine, il suo scopo, il suo obiettivo è proprio quello di dimostrare in modo pratico il nostro amore nei confronti di Dio. Infatti, in un passaggio delle Scritture che si trova in Prima Timoteo, al capitolo 1, il versetto 5 ci dice: ora il fine, ovvero lo scopo, l'obiettivo del comandamento è l'amore. Non soltanto dobbiamo essere motivati dall'amore per osservare i comandamenti di Dio, ma dobbiamo anche capire che il fine, l'obiettivo e lo scopo dell'osservanza dei comandamenti di Dio è proprio l'amore. Andiamo a vedere infatti che cosa ci dice un altro passaggio che si trova in Romani capitolo 13, i versetti 9 e 10. Ascoltate attentamente. Questi comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza e non desiderare, e se lo vediamo tutti questi sono tra quelli che sono i 10 comandamenti. Questi sono comandamenti morali che troviamo nella legge che è stata data al Sinai, e ascoltate attentamente. E se vi è qualche altro comandamento, si riassumono, ovvero i 10 comandamenti si semplificano, si riassumono tutti in questo: ama il tuo prossimo come te stesso. L'amore non fa alcun male al prossimo, l'adempimento dunque della legge è l'amore. Lo scopo, l'obiettivo, il fine della legge, il suo adempimento è l'amore. Perché? Perché è la base della legge di Dio, la motivazione e lo scopo è l'amore. E Dio desidera proprio questo per noi, è per questo che Dio ci ha offerto una legge d'amore, che può essere osservata soltanto se siamo motivati dall'amore per Dio e se siamo motivati dal dimostrare a Dio quello che è il nostro amore nei suoi confronti. L'obiettivo dei 10 comandamenti non è soltanto quello di essere osservati e di manifestare amore nei confronti del nostro Creatore, ma attenzione, questo è un altro punto che vorrei analizzare con voi, ma è anche quello di preservare la nostra vita dalla morte eterna. Ascoltate infatti che cosa ci dice Proverbi, capitolo 19, leggeremo assieme il versetto 16. Chi osserva il comandamento
custodisce o preserva la sua vita. Ma chi trascura la propria condotta morrà. Perché? Perché in Romani, al capitolo 6, il versetto 26, ci dice la parola di Dio che il salario del peccato è la morte. Carissimi ascoltatori, fratelli e sorelle, in questa occasione vorrei tanto che Dio ci aiuti a rivalutare l'importanza dei 10 comandamenti della sua legge morale nella nostra vita di tutti i giorni. E vorrei tanto che chiedessimo al Signore in questi momenti di darci la forza e la volontà necessarie per poter adempiere la sua legge ogni giorno della nostra esistenza da questo preciso momento, affinché possiamo dimorare nell'amore di Dio, affinché possiamo essere motivati dall'amore di Dio, affinché possiamo manifestare quello che è l'amore per il nostro creatore, affinché possiamo preservare la nostra vita dalla morte eterna. Giovanni capitolo 14, il versetto 21, questo è il nostro testo introduttivo, la parola di Dio ci dice: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Amen.